Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha 67 obiettivi, fino al 26, 34 intermedi, tutti raggiunti. Abbiamo lavorato a inquadrare le nostre azioni intorno a tre linee prioritarie: la messa in sicurezza delle infrastrutture, i migliori data center del paese a servizio dei dati critici. Abbiamo lavorato a consolidare le piattaforme condivise di scambio dati, come l'interoperabilità, che noi chiamiamo PBND. Ma guardando più il rapporto col cittadino, la definizione di modelli di siti e quindi di servizi e quindi integrazione tra back office e front office per la totalità dei comuni italiani. Dico la totalità dei comuni italiani perché hanno aderito il 99% dei comuni alle nostre misure ed era un obiettivo sfidante, difficile, ma l'abbiamo raggiunto. Abbiamo certamente fatto una grandissima opera di efficientamento delle risorse disponibili. Cioè siamo riusciti con un metodo e uno strumento ben chiari. Il metodo è il dialogo con tutti gli interlocutori, sistematico e continuo. Lo strumento è una piattaforma PA Digitale 2026 che per noi è sia la modalità con quali eroga le risorse, la modalità quindi con le quali raccogli i progetti, ma anche la modalità con la quale monitori e stabilisci qual è lo stato di avanzamento. Con questi due gambe abbiamo raggiunto i risultati che abbiamo discusso poc'anzi, con una particolare sensibilità per il nostro territorio, caratterizzato da, come sapete, da una fortissima frammentazione di enti molto piccoli che non vanno lasciati indietro.